Come no? Dunque adesso gli interventi previsti sono di Gianni Belli, di Piero Pierri, di Massimo Pasquini, poi andiamo avanti fino ad ora. Abbiamo sicuramente per il tempo che è stato previsto per pomeriggio la capacità di far parlare tutti quelli che si sono iscritti, tutti. Proviamo ad andare, ci stiamo. E sono tanti, siamo già a 24-25 interventi già fatti o previsti. Per cui allora ci sono, io credo, possiamo noi definire o raccontare la nostra attività. Questo è, come dire, ai nuovi, alle persone che vengono al congresso, è l'elemento di conoscenza di come ognuno di noi vive quotidianamente l'unione inquilina. Questa è una parte, io credo, del ragionamento. La seconda parte è cosa è l'unione inquilina. Come noi siamo convinti che la nostra storia e il nostro quotidiano diventa una condizione permanente, strutturale dell'unione inquilina. Questa è la diversità. Perché se ognuno di noi che racconta le storie le racconta come unioni inquilini, vuol dire che il bisogno di struttura, di organizzazione è sempre di più fondamentale al fine che le storie e il quotidiano che si vive diventa il sostegno e la lotta dell'unione inquilini. Questo vuol dire un processo di identità che deve cambiare nel tempo, nel senso che fino a ieri la nostra organizzazione era un'organizzazione, come dire, fluida. In questo momento di crisi deve essere più forte al suo interno per permettere un percorso fondamentale di tutela del diritto alla casa. Non possiamo essere troppo fluidi, dobbiamo essere sostanzialmente organizzati al fine di sostenere in Italia il diritto alla casa di quello che noi vogliamo. Quindi, se questo che dico è vero, vuol dire che noi dobbiamo attrezzare per il futuro l'unione inquilini in modo che le risorse, le capacità, le idee passino attraverso il concetto di una forte organizzazione sindacale. Forte organizzazione sindacale. E guardate che è una sfida non semplice, perché ragioniamo così. Una forte organizzazione sindacale come il SUNIA non è una forte organizzazione sindacale, perché è diventata lo sportello casa della CGIL. Non è la struttura di sindacato inquilini indipendente che costruisce un percorso di lotta con riferimento agli inquilini. È il sindacato casa, lo sportello casa, del, probabilmente, però firma accordi, fa attività, eccetera. Si può dire che questa cosa è vera anche per gli altri sindacati. Gli altri sindacati vengono sostenuti a livello confederale e di conseguenza l'attività, fatto salvo alcune eccezioni, diventa sostanzialmente lo sportello casa della confederazione. Noi al contrario sosteniamo la CUB. Cioè siamo direttamente responsabili, coinvolgenti nel sindacalismo di base e quindi non siamo lo sportello casa, non siamo un sostegno così, ma siamo il sindacato organizzato che si autosostiene e che lotta sulla questione casa. Sono due impronte sostanzialmente diverse. Per fare questo dobbiamo costruire percorsi. E in questo momento storico la crisi ha colpito profondamente gli inquilini e anche il sindacato vive la crisi. E non è irrilevante sostenere che noi abbiamo la morosità incolpevole, la gente che non può pagare l'affitto, ma la gente che viene da noi che è raddoppiata non può pagare la tessera. Viviamo contraddizioni, condizioni estremamente difficili
dove la crisi colpisce di riflesso la nostra organizzazione. Questo è un dato che non si voglia vedere in qualsiasi posto, in qualsiasi modo. Se il danaro non c'è, non c'è neanche quel poco danaro, ok? Questo significa che stiamo attraversando momenti di difficoltà con impegno triplo del normale. Perché il picchetto antisfratto, il blocco degli sfratti, la lotta, l'incontro, le manifestazioni, potremmo raccontare ogni giorno a Milano ci sono gli sfratti privati, gli sgomberi degli occupanti. Pensate che l'Unione Inquilini sostiene tutti questi, è impossibile ovviamente. Dove siamo li fermiamo. Ma ogni giorno è, tranne Ferragosto, Natale e forse magari Capodanno, ma per il resto questa prassi strutturale esiste. E non è un investimento economico andare a bloccare uno sfratto, è un impegno politico che rischia di essere a perdere da un punto di vista del concetto dell'economicità. Quindi la sinergia, lotta politica e struttura dell'organizzazione, se in questo momento non sono rigidamente, non rigidamente in senso stalinista, ma rigidamente, come dire, compatte, unite, aggregate, rischia di sfaldare noi, perché se tu hai 50% in più, 100% in più dell'impegno con minori danari, tu chiudi quella sede, tu dici a quel compagno: guarda, il rimborso spese non te lo posso dare. Quel compagno dice: cosa faccio? E alla fine diminuisce il nostro percorso di tutela del diritto alla casa. Quindi in questo momento questa è la situazione, è la fotografia. Eppure Milano, l'Unione Inquilini a novembre ha fatto una grandissima manifestazione con migliaia di persone promosse per la tutela degli occupanti abusivi. E qui vediamo l'aspetto politico. Questa è la parte, io ritengo quindi che forme di sostegno economico che vanno al di là della tessera, se finalizzati a questo percorso, devono essere cercate. Come? Il congresso può avere delle idee, non è che ce le ho tutte, non lo so, i miracoli non li faccio, però qualche ragionamento vi invito a pensare. Non è così, cioè io vorrei che questo congresso sia vero, non ideologico, ma neanche banale, no? Dal punto di vista della proclamazione del siamo bravi, ma dobbiamo andare avanti. Dal punto di vista politico, poi anche Bruno pomeriggio magari mi aiuterà in queste riflessioni, siamo a un livello, e io faccio mia colpa perché io sono uno di quelli che ha scritto a 100.000 persone votate Pisapia, mi trovo che gli sgomberi che vengono fatti degli occupanti, gli sgomberi, condizioni che sono allucinanti, vengono fatti dalla giunta di sinistra. Mi dispiace, ho sbagliato, ve ne chiedo scusa pubblicamente, errare mano mestra. Io credo che per coerenza il nostro sindacato debba trovare nei contenuti gli obiettivi. Allora vuol dire che se questa giunta che noi abbiamo a Milano è quella, la nostra controparte è quella. È una controparte e come tale va trattata. E che miseriaccia boia, certe volte faccio l'assioma decorato con l'assessore della casa. Ma voi pensate che noi abbiamo firmato un accordo locale nel 99, chi è l'ideatore per rivedere l'accordo locale e mantenere i prezzi di mercato quasi alti? L'assessore della casa Benelli. Cioè io sono costretto a gestire una situazione e a far finta di fare un po' le proposte perché attraverso il SUNIA perché credono che l'agenzia della casa sia la risoluzione degli sfratti, cioè nuovi contratti con affitti quasi simili al mercato. Questa è la proposta del comune di Milano e gli altri migliaia, sì, finisco, gli altri migliaia non ci stanno. Questa è la quale responsabilità? Sono convinto altresì
che dobbiamo cominciare a ragionare in questi termini. La morale, l'etica. Ma porca vacca, noi siamo considerati difensori degli occupati, degli ultimi, degli sfigati del mondo. Poi scopro che il governo fa le sanatorie per gli inquilini dell'Inps. Fatta noi. No, ferma, è giusto, bravo, ma ferma. E non mica hanno capito, eh? Mica hanno capito, punto. Ma è quello che vogliamo anche noi, cioè, volevo dire esattamente quello che stai dicendo tu, Walter. Oh, giustamente è stata fatta. E che cazzo, a Milano e la regione Lombardia mi parla di etica contro chi occupa una casa vuota che non toglie l'assegnatario? Cazzo, ci sono 10.000 alloggi vuoti. Qual è l'etica? Meno male che abbiamo fatto questa cosa, il governo la sezione infregnata. Tutti nel settore pubblico. Sto parlando del pubblico, Gli 80.000 privati sono lì. Ma voi vi rendete conto che noi abbiamo lo IACP, che si chiama ALE, il più grande d'Europa, con il presidente che dice che la mafia non esiste. Si chiama Lombardi. Leghista, no? No, che leghista? Amico di Berlusconi. Ex prefetto di Firenze, poi se lo conosce. Viene da Padova. Ma questa è la realtà. Una società dell'ALER ha 80 milioni di debito privata che si chiama Asset, che è il direttore Ippolito. Chi paga? Gli inquilini. Adesso il problema qual è? Siccome la morosità, perché le persone non sono in grado di pagare anche nelle case popolari, la questione qual è? Sfrattiamo, facciamo, allora sono stato un po', come dire, crudo, no, penso tendenzialmente che troppo tenero per il mio carattere, però io credo che in questo congresso rafforzare la struttura Unione Inquilini e costruire un percorso di autonomia finanziaria diventa essenziale per la sopravvivenza dell'Unione Inquilini. Non ci si può scantonare, pena il fatto semplice, schiantiamo, esatto. Altra cosa che sarebbe bello, che potrei anche, visto che sto andando in pensione, magari fare altro. Altra cosa, e questo è un mandato specifico, sarà detto poi nelle commissioni, Milano ha votato una diminuzione al contributo nazionale perché siamo sull'orlo del disastro dal punto di vista dell'economico, perché facciamo quello che vi abbiamo detto, per cui proporrò anche una diminuzione del contributo nazionale. Ho finito perché ho preso troppo tempo, ce ne abbiamo tantissime cose da dire.